Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo avanti su Farming Simulator 19. Allora, nello scorso episodio dovevamo finire di raccogliere il campo numero 11. Ci mancava un pezzettino più quello che ha lasciato indietro l'operaio, ecco. Quindi mettiamo qua l'operaio a finire. Ci metterà poco, penso, non lo so. Sì, penso 5 minuti. Mettiamo al fondo questo qua perché dovrebbe finire di là, secondo i miei calcoli. Se no, vabbè, poi lo riportiamo indietro. Anzi, lo lascio qua per sicurezza. Poi avevamo dato da mangiare alle mucche. E qua dovevamo iniziare a passare la calce viva. Ma di passare la calce viva, devo finire di raccogliere qua. Allora, posizioniamolo. Andiamo su e giù, che è meglio. Così riesce a farmi tutto bene. Lo mettiamo per bene qua. Non fateci caso ai recinti. Lasciamolo qua. Poi veniamo e finiamo di raccogliere qua appena la mietitrebbia finisce. Vabbè, raga, finisco io. Poi vedrete 10-15 secondi del lavoro che faccio e poi ritorno al normale. Ok, raga, ho praticamente finito, mi manca solo più da raccogliere i pezzi che ha lasciato lì al fondo, quindi adesso vado subito, sollevo così va leggermente più veloce, e vado, raccolgo quello, poi lo svuoto nel cassone, ecco, nel rimorchio, anche qua ho lasciato un piccolo pezzettino, e poi andiamo a passare la calce viva. Che finiamo anche sto pezzettino, dato che siamo sulla strada giusta. Andiamo di qua e facciamo tutto. Mettiamo tutto a posto così non buttiamo niente, anche se magari è 2-3 L, non, cioè, comunque importante. Ok, andiamo così, piano piano finiamo tanto questa striscia e boh. Vai di qua, vai di qua, facciamo un po' di zigzag. E questo terreno è un po' storto, l'operaio non riesce a fare benissimo. Allora ancora questo pezzettino qua. Vai, vai. Comunque il terreno numero 12 mi piace molto, tutto quasi dritto e vorrei comprarlo appena abbiamo un po' di soldi. Adesso la so io, visto che ci viene un prezzo alto, quindi penso proprio di venderla. Ok, fatto. Andiamo verso di là e prendiamo. Oh, il treno, il treno. Prendiamo, come si chiama? Il rimorchio, scarichiamo tutto lì dentro. Qui indietro. E scarichiamo. Comunque la mietitrebbia dicevo che la lascio qua sull'erba perché è inutile che la porti nella farm, dato che ho solo sto terreno qua e a breve mi servirà di nuovo. Quindi la lascio qua, però devo fare benzina e poi devo fare benzina, eh sì, quindi mi sa che dovrò portarla. Questo la porto nel silos e adesso mentre vado lì penso se andare a vendere o no, guardo di nuovo il prezzo, quindi la porto nel silos. Ok, ecco qua. Allora, prima di... sì, ho sbagliato. Andiamo dall'altra parte, perché prima di svuotare pensavo di guardare il prezzo e riempirlo e andare a vendere un carico almeno. Vediamo un attimo il prezzo della soia. Dai, soia. 3181. Io vado a vendere un carico, quindi
Contrassegna luogo. È quello lì che... Sì, è quello lì con il treno. Quindi devo lasciarlo prima nel treno. Vabbè, prima riempiamo tutto. Eh sì, non me lo fa riempire. Mi sono posizionata male. Prima riempiamo tutto, così facciamo un carico pieno. Lo mettiamo nel treno. Oh, ok. Ne abbiamo 25, anche due carichi faccio, ne vendo due così ci facciamo i primi soldi. Quindi vado a lasciarlo nel treno, faccio due giri, lo svuoto nel silos, poi prendo il treno e lo porto. Ok, scarichiamo qua il primo carico, poi vado a prendere anche il secondo e poi arrivo col treno qua, lo carico e andiamo a vendere. La scarica, scarica. Vado nel silos, prendo il secondo carico. Il secondo carico. Avrei ancora un carico da fare, ma no, lo lasciamo per la prossima volta. Iniziamo con questi qua. Sono già 20.000, sono 60. 60.000 penso. 20, 40, sì, 60.000, 70.000, qualcosa del genere. Perfetto, andiamo a cercare il treno e andiamo subito a riempirlo. Eccolo qua, è fermo, ma è lontano da dove sono io. Devo andare indietro, devo andare indietro. Allora andiamo, accelera, accelera. Mi sono arrivata. Frena, frena, frena. Frena. No, non ce l'ho fatta in tempo a frenare. Oh, sì, me lo riempie, me lo riempie. Allora riempiamo. Riempiamo tutto il rimorchio di quello che c'è. Dovrebbe essere 20.000 qualcosa, o 21.000 quasi. Andiamo. Oh, 21.500, perfetto. E andiamo subito a vendere. Facciamo un bel viaggetto. Devo andare fino al mulino per grano di Felsbrunn. Non è lontanissimo, se prendo velocità in 30 secondi penso che ci arrivo. Sono quasi arrivata. Allora, qualcuno, non mi ricordo più il nome, devo andare a vedere, mi ha suggerito di schiacciare sì per venderlo direttamente. Se non mi ricordo più il nome, comunque ti ringrazio. Allora, vai. Vai. Ecco sì. È venduto 68.000 euro, come ho previsto, più o meno 60-70.000 euro. Questo lo porto nella farm e poi andiamo a passare la calce viva sul terreno. Comunque sto cercando di mettere l'autodrive con i percorsi già preimpostati, solo che non ci sono riuscita, quindi se qualcuno sa dove posso scaricarla senza dover crearla io, cioè la mappa dell'autodrive, me lo dica e mi dica anche come devo metterlo, dove devo mettere il file. Allora, mettiamo questo nella farm. Allora, io passo la calce viva, voi vedrete la velocità aumentata, ma prima di fare ciò devo restituire un po' di debiti perché ne abbiamo veramente troppi. Adesso 220.000, che sono abbastanza, ma ce la possiamo fare. Quindi io inizio a passare la calce viva. Voi vedete come la traversa è aumentata e ci rivediamo dopo. Allora, basta, parti, vai. Come potete vedere, ho finito, anche se ho lasciato dei piccoli pezzi, non importa perché ho finito tutto quello che c'era dentro questo attrezzo qua e non avevo voglia di andare a ricaricarlo, quindi lo lascio così. Adesso porto questo nella farm, lo riempio così pieno, poi do un'occhiata al terreno per vedere di cosa ha ancora bisogno. Come potete vedere, manca il fertilizzante sul campo numero 11.
E lo passerò nel prossimo video perché questo sta diventando già troppo lungo. Nel prossimo video seminerò anche qualcosa, ma non so ancora cosa. Ditemelo voi sotto in un commento. Poi nel prossimo video, se riesco, farò crescere l'erba e iniziamo a raccoglierla. Non so se fare balle di fieno, balle di insilato, non lo so. Ditemi voi sotto in un commento sempre. Poi boh, poi vediamo un attimo. Comunque io il video lo concludo qua. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale. Grazie a tutti della visualizzazione. Buona giornata o serata a tutti.